Perché creare le sfumature ci sono le più svariate tecniche, da quelle più veloci, ideali per il lavoro in salone, a quelle un po' più complicate e laboriose per creare degli effetti incredibili. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine per vedere come usare queste diverse tecniche e utilizzare le sfumature per creare uno degli effetti 3D più figo. Io sono Alex e questo è Niles & More. Gliel'ho promesso, grazie a Consolino l'ho conosciuta durante un corso che ho tenuto a Catania per Esteta, che è un distributore KB School per la Sicilia e per la Calabria, e mi ha chiesto un video in italiano. La scelta di fare tanti video in inglese è semplice, vorrei raggiungere più persone possibili per poter condividere questa passione per la nail art, per l'arte in generale, con più paesi possibili. Ma essendo una gran fetta dei miei follower italiani, giustamente volevo fare altri video in italiano. Le sfumature sono parte integrante di tantissime nail art e rendono un po' più interessante qualsiasi tipologia di unghia. Possono essere orizzontali, verticali, oblique, usate da sole oppure per integrare un disegno geometrico. Le usiamo per dare più movimento ai fiori, ai petali, fino a creare complesse texture e effetti realistici. In più possiamo eseguirle con diversi prodotti, gel, insiemi permanenti, con i pigmenti. In questo video vi farò vedere diverse tecniche esecuti con i diversi prodotti e alla fine vi faccio vedere come disegnare delle gocce d'acqua realistiche con solo due colori. Partiamo!
come avete visto, ci sono un bel po' di modi per fare delle sfumature un po' più veloci e un po' più laboriose, un po' come col cibo. Ti metti ore e ore in cucina per cucinare e poi in 10 minuti hai mangiato. L'effetto 3D con il quale vi ho promesso di concludere questo video è stato uno dei più richiesti nei miei corsi e anche da parte delle clienti. Vi garantisco che, presa un attimino confidenza con il prodotto di vostra scelta, con il pennello e con i movimenti che dovete fare per le sfumature, si riesce a fare anche in un tempo ragionevole. Le gocce d'acqua sono ideali su un colore di base non troppo chiaro e non troppo scuro. Io ho scelto la sfumatura orizzontale che vi ho fatto vedere prima e vengono realizzate utilizzando solo due colori, o meglio non colori, perché andiamo a lavorare con bianco e nero. Per le sfumature utilizzo i semipermanenti Combi, Cosmo e Incanto, mentre il riflesso e per delineare il bordo superiore utilizzo White Glow, che è un bianco molto intenso anche a minime quantità. L'importante per la sfumatura è usare pochissimo prodotto. Ricordatevi una regola fondamentale: potete sempre aggiungere. Togliere quando si tratta di sfumature, e specialmente di dettagli molto piccoli, è un casino. Buon divertimento! E che vi possono essere utili. Ovviamente sempre la pratica che aiuta a perfezionarle e a farle in tempi minori. Fatemi sapere nei commenti quale sfumatura avete preferito e cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video. Fiori, altri texture, sul mio canale Instagram, che trovate nella descrizione, trovate un po' tutti i miei lavori, così vi riuscite a fare un'idea. Poi guardate anche i miei altri video e poi fatemi sapere. E per non perdere i prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Alla prossima!